Anche quest'anno l'arrivo dell'estate, del nuovo tormentone di Anamena e del caldo torrido si accompagnano al grido di disperazione dei poveri imprenditori del turismo. A causa del reddito di cittadinanza potrebbero essere costretti a riconoscere ai lavoratori salari superiori a quelli dei bimbi di 8 anni che scavano il coltan con le mani nelle miniere del Congo. Una follia, ha tuonato il compagno Matteo Renzi. Un livore comprensibile. L'anno scorso aveva addirittura annunciato un referendum per abolirlo definitivamente, ma era metà agosto, lo avrebbe dovuto depositare entro il 30 settembre e trovare un buco tra un daiquiri e un margarita con l'alta società balneare non è semplice. D'altronde è una costante, meno hanno lavorato in vita loro, più gli erode il culo che qualche disgraziato riceva due spiccioli che gli permettono di rifiutare un lavoro in condizioni di semischiavitù. Sembra un paradosso, ma non lo è, perché se c'è qualcuno che guadagna una montagna di quattrini senza lavorare, è perché quei quattrini arrivano dal lavoro sottopagato di qualcun altro. Io sono Giuliano Marrucci, di mestiere faccio il giornalista d'inchiesta e queste sono le pillole di Ottolina TV, la non TV indipendente ma di parte. Secondo l'Istat, l'anno scorso poco meno dell'8% dei nuclei familiari presenti in Italia vivevano sotto la soglia di povertà assoluta e oltre il 10% sotto quella relativa. Fanno in tutto poco meno di 5 milioni di nuclei familiari. È il famoso esercito industriale di riserva, una fetta gigantesca di paese con le pezze al culo che per mettere assieme il pranzo con la cena è costretta ad accettare condizioni da terzo mondo e così aiuta a tenere bassi anche i salari di tutti gli altri. Tra i soldati di questo sconfinato esercito, il reddito di cittadinanza è toccato solo a 1 su 4 e spesso anche solo per una mensilità. E anche per i pochi che riescono a ottenerlo, non è certo una pacchia. 450 euro per chi sta da solo, 900 se hai una famiglia di 5 persone con 3 maggiorenni a carico. Insomma, quello che la famiglia Renzi spende la mattina quando va a fare colazione al bar. Altro che abolirlo quindi, l'urgenza è rilanciarlo e potenziarlo, magari finanziandolo con i quattrini che hanno deciso di destinare alla spesa militare, nonostante oltre il 60% degli italiani si sia detto chiaramente contrario. È quello che sostengono da un anno gli amici di Paese Reale. Per conoscere nei dettagli la loro proposta e per prendere parte a questa battaglia epocale, l'appuntamento è per sabato prossimo 21 maggio a Roma. Parleremo anche del perché è arrivata l'ora di introdurre un salario minimo anche in Italia, visto che ormai ce l'hanno tutti, compresi i bulgari e gli sloveni. E parleremo anche della necessità di assumere 1 milione di persone nella pubblica amministrazione, visto che ne dicano Carlo lo scienziato Cottarelli e Pietro faccia da schiaffi chino, in Italia il pubblico impiega la metà delle persone di Francia e Gran Bretagna. Tutti i dettagli dell'iniziativa nei commenti. E se mentre preparate le valigie per raggiungerci realizzate che per portare avanti questa battaglia c'è anche bisogno di un media che la racconti dal punto di vista di chi di lavoro campa e non di chi ci specula sopra, ricordatevi che potete contribuire alla crescita di Ottolina TV aderendo alla nostra campagna di sottoscrizione su GoFundMe. Basta cliccare sul link che troverete nel testo e nell'avvio, perché chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata. Ottolina TV, comunque vada, sarà successo.